ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico, festeggia i suoi 30 anni di attività affrontando i temi del risparmio energetico e del comfort acustico, in occasione del suo terzo congresso nazionale, svoltosi il 13 novembre 2014 presso lo Star Hotel Business Palace di Milano. Cenet è un'azienda che ha sede a Padova, lo stabilimento produttivo è l'unico che abbiamo ed è proprio in provincia di Padova, vicino a Cittadella, e noi produciamo pannelli in lana di legno mineralizzata e legata a cemento Portland, quindi di materiali molto interessanti per le applicazioni di isolamento termico ed acustico, con il vantaggio di essere ottimali per il comfort soprattutto in regime estivo e soprattutto in regime di acustica interna, quindi di regolazione del comfort degli ambienti. Noi da moltissimi anni collaboriamo con ANIT, siamo soci ANIT. Il motivo per cui noi siamo associati ad ANIT è anche quello di una fitta collaborazione da un punto di vista di quello che è l'aspetto comunicativo, quindi partecipiamo sempre a questo tipo di attività di convegnistica e di relazioni in modo da avere un contatto diretto con il pubblico. In questa specifica occasione abbiamo ritenuto fondamentale esserci, perché comunque le tematiche sono quelle alle quali teniamo particolarmente, quella della sostenibilità, e l'intervento che ha svolto questa mattina il collega, l'ingegner Frigerio, riguardava le coperture ecocompatibili ad elevata efficienza, quindi tutte le soluzioni di isolamento per garantire un elevato comfort a 360 gradi. Il tema è un tema d'attualità, perché in questo periodo di mercato dove l'edilizia è un po' in flessione, sono temi molto, molto ricorrenti, sono i temi sui quali tutti cercano di investire, di proseguire. Noi siamo all'interno di quello che è il concetto di sostenibilità, perché produciamo dei materiali che sono certificati ecocompatibili, per cui ci sentiamo proprio parte di questo filone, e quello sul quale stiamo cercando di lavorare in maniera abbastanza puntuale e meticolosa è la garanzia di qualità del prodotto e di originalità delle materie prime, quindi materie prime certificate, garanzie su tutta quella che è la provenienza delle materie prime, per arrivare alla definizione di un prodotto che possa garantire anche questo tipo di aspetto, che è molto fondamentale.